Monsignore, cosa ci lascia una storia come quella di Cravi, un ricordo di un avvenimento tragico 18 anni dopo? Ci lascia l'amore per la vita, la consapevolezza che la nostra vita terrena è destinata inevitabilmente a tramontare, ma che il nostro essere, che la nostra identità non finisce con la nostra fine corporea, perché rimane non solo negli affetti delle persone che ci hanno voluto bene, ma rimane perenne nel nostro modo di essere. Quindi è un grande messaggio di speranza anche in mezzo a una tragedia come questa. Ecco, la memoria è importante ricordare come si fa ad alimentarla. Viviamo in un'era dove si dimentica troppo in fretta. Sì, viviamo in una società in cui sembriamo tutti come dei pesci rossi che hanno una memoria di 3 minuti e poi ritornano, perché siamo bombardati da notizie che continuamente ci coinvolgono e corriamo il rischio di dimenticarci, perché tutti siamo sempre alle prese con le cose urgenti da fare e dimentichiamo le cose importanti, che quasi mai sono urgenti. Faccio un esempio banale: dialogare con i propri figli o giocare con i propri figli è una cosa importante, ma ci sono le cose più urgenti, che sono il lavoro, che sono rispondere alle mail, e quindi per fare le cose urgenti dimentichiamo quelle importanti. La memoria è una realtà importante, perché l'uomo senza memoria non è un uomo. Ma una grande verità. Cosa può fare, secondo lei, il Centro Studi Grande Milano proprio per aiutare questa cosa che è un po' il male, no, dei nostri tempi, quindi non dimenticare? Ma può continuare a fare quello che sta facendo, cioè investire sulla cultura, investire sull'arte, investire sul bello, investire sulle relazioni personali, perché la cultura, l'arte, il bello sono il modo per non far dimenticare. D'altra parte, quello che nel linguaggio dell'arte si chiama bello, nel linguaggio della morale si chiama buono, nel linguaggio della teologia si chiama Dio. Quindi il bello, il bene, il buono sono realtà che si cercano l'un l'altro e si integrano l'un l'altro, sia per chi ha fede, sia per chi non ha fede. Grazie mille. Buona serata.